La giungla di notte, capitolo 2. 70 monete, eccolo qua, già si sta allungando. Din 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 dun dun dun. Din 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 dun 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 dun. Ah, mamma mia. Cavolo, più ci penso, più mi chiedo dove cavolo era il segreto del livello prima. Uno, dobbiamo fare un po' più di attenzione, ma perché a livello proprio, diciamo quasi personale, mi piace completare i giochi al 100%, o meglio, più che al 100% in maniera ottimale, perché difficilmente, a meno che proprio non sia semplice oppure veramente mi sia preso particolarmente con un gioco, mi metto a... Ma di solito anche con giochi con cui mi sono preso bene. Magari non lo completo al 100% realmente, come quelli che fanno il 101%, il 105% di Crash Bandicoot. Magari Crash mi piace un sacco, ma lo completo in maniera mia, per esempio. Io detesto fare le prove a tempo. Io odio fare le prove a tempo in qualsiasi gioco, le corse, i percorsi a tempo. Detesto fare quella roba perché veramente... Cioè, se sto giocando a un gioco, lo faccio per rilassarmi e farlo a mio tempo. Moon baby. Non mi metto a correre apposta, a meno che il gioco non lo conosca o appunto mi sia preso particolarmente bene. Non posso arrivare di qua, peccato. Allora, continuiamo la ricerca. Aspetta un secondo. Ok, no, per un attimo ho avuto un flash che fosse là dentro il passaggio segreto. Non so perché. Cioè, allora, in realtà credo di ricordare che sia tipo in mezzo agli alberi i passaggi. Qua dobbiamo sicuramente uccidere il ragno. Eccolo là che sta già arrivando. Guardalo, guardalo. Preso. Boom, Boom, baby! baby. Dammi le soldi. Che appunto, il livello precedente abbiamo perso 4 monete e un segreto. Il che potrebbe Completato capo. voler dire o in quel livello segreto c'era la bambola e le 4 monete. Oppure ho mancato tipo 4 ragni che potrebbero mantenere le 4 monete ciascuno. Preso! In pieno, tra l'altro. Oh, ok, per un attimo ho pensato di essere caduto. Ok, no, pensavo che era una foglia invece del palloncino, dicevo. Ok, ci serve un palloncino. Serve un palloncino. Qua, eccolo qua il palloncino. Allora, con calma. Dobbiamo ritornare un secondo all'inizio del livello. Perché c'era un altro. Più che l'inizio. Vicino all'inizio. Perché c'era una porta che dobbiamo aprire. Allora, pesciolino? Di qua. Cavolo. Bravo lui. Diamo un'occhiatina. Torna qui. Dai! Ma porca. Vabbè, aspetta, facciamo così. Non mi No? toccare. Strano. Pensavo di poter fare la furbata. Allora, niente, aspettiamo che il pesciolino si giri di nuovo. Perfetto, grazie. Tu e la sputazza. Buona. Pensavo... Buona, sana, polenta valsugana. Scusatemi. Ecco qua palloncino. Allora, torniamo un secondo di là. Uno, perché c'era anche questa moneta. Due, perché c'era quel percorso qua che non siamo entrati. Vieni qui tu. Maledetto. La finisci. Ecco fatto. Mamma mia, che fastidioso che sei. Ok, forse credo di ricordare che... Ah no, invece no. Ricordavo che dovevamo chiudere l'acqua, ma era ancora presto. Ah, invece no, forse... Forse riusciamo già a farlo adesso. Preso. Dammi la moneta. Allora, forse riusciamo già a farlo ora. Vediamo, questo è la testa. Cioè, o meglio, la coroncina, torniamo di sopra. Ecco qua. Allora, ci serve
Dammi i soldi. Prendi. Bravo. Ci serve la testa, il corpo e la coroncina. La testa è qua, prendila. Bravo. Con tutti i pezzi dovremmo riuscire a chiudere l'acqua dall'altra parte. Quindi uno, la testa, due, no, un po' più in avanti, due, e infine tre. Mi droppi qualche soldo? Niente soldi, peccato. Ah no, però guarda, ha riempito l'acqua. L'ha spostata dall'acqua. Ok, allora, visto che ora qua possiamo passare, prendiamo la roccia di qua, la mettiamo qui e calmo, ed eccoci qua sopra. Questo è meglio. Bambino. Per rompere la mia nuova bici. Tranquillo che te la rompo tra due secondi. Allora, una pietra è qua. Prendiamo. No, Cuzco, prendi la pietra. Buia! Cuzco, non buia. Dov'è l'altra pietra? Eccola qua. Allora, aspettiamo che il bimbo passa. Prendi. Prendila, Cuzco. Vai, due. Nuovo rotto la mia bici. Vedrai. Maledizione. La devo essere un lama cattivo. Sei proprio un cattivone. Mamma mia. Sto Buia! Bambino quanto mi sta sulle balle. Lui lo suo lama giocattolo maledetto. Intanto raccogliamo tutte quante le monete che abbiamo lasciato qui. Perfetto, prese tutte. E torniamo indietro. E ok, un idolo rosso ce l'abbiamo. Prendiamo il volo e andiamo dall'altra parte. Ah, tra l'altro qua c'è dell'uva. C'è anche delle monete qua sotto. No, solo uva, ok. Togliti di mezzo! Allora, calmi tutti. Prima fammi prendere tutti i soldi, che ne abbiamo una settantina da prendere e ce ne mancano 30. Vai, bravo Cuzco. Prendilo, perfetto. Tutte ste suonate mi ricordano molto anche Eldorado. Io prima di qualche anno fa, prima che me lo dicesse un mio amico, io non sapevo che esisteva anche il gioco della PS1. Ho visto solo una volta velocemente un gameplay, ma proprio un pezzettino per non rovinarmi il gioco. E devo essere sincero, non l'ho capito molto bene. Dovrei uno rivedermi magari quel gioco, quel gameplay, o uno dei tanti che sicuramente ci sono su YouTube. Ma soprattutto dovrei provarlo, perché ti giuro, se è come ho capito che è il gioco, non sono sicuro che sia il mio stile, scusate il singhiozzo. Perché mi sembrava molto quasi un punta e clicca, ma magari mi sbaglio io. Ok, siamo dall'altra parte. Vai, punto di controllo. Aspetta, avviciniamoci un attimo, calmo. Ma dai, ma che vuol dire? Mica siamo in Antartide. Però bello, guarda che bello il modello del ragno dentro il ghiaccio. Cioè, dettagli veramente fatti. Non mi toccare. Boom, baby. Allora, credo di dovergli sputare. Dicevo, diamo un'occhiatina. Dettagli veramente fatti in maniera perfetta. Per il tempo, continuo a ripeterlo, per il tempo questo gioco aveva dei dettagli stupendi. Non per altro l'ho agognato veramente questo gioco. Diamo. È uno dei pochi giochi che mi sarei probabilmente pentito di non avere in collezione. Un po' mi sento anche una merda perché un po' mi sento uno stronzo perché
l'ho in parte fregato a mio cugino. Non che gliel'abbia rubato e non che lo abbia truffato. Ma semplicemente, cos'era successo? Punto di controllo. Mia zia ce l'aveva... Ci aveva portato in questo negozio di videogiochi. Stiamo per morire. Questo negozio di videogiochi giù a Napoli. E era ancora il periodo in cui ovviamente i giochi della PS1 c'erano nei negozi. Qua sotto non c'è nulla. C'erano ancora nei negozi, quindi non è che dici era già un periodo introvabile o altro. Questo gioco però era l'unico, l'unico rimasto, mentre di tutti gli altri titoli c'era una bella quantità. Ma per dirvi, quel negozio giù a Napoli, uno ormai ha chiuso, nel senso non è più quello stesso negozio, ma dove sorgeva quel fantomatico negozio adesso ce n'è un altro. Penso che siccome avevano come logo Crash, Sonic the Hedgehog, e non penso proprio avessero i diritti per averlo come logo, probabilmente qualcuno ha fatto delle storie e... Beh, sai com'è la legge? Non hai i diritti, non puoi usarlo. E quindi hanno cambiato nome. Ed era l'unico, non è mai tornato questo gioco in quel negozio. Io, allora, siccome lui però già ce l'aveva questo gioco, ce l'aveva falso. E tanto lui abitava giù a Napoli. So che è un discorso molto, molto stereotipato, però è vero, cioè, lui abitava giù a Napoli, aveva tutti i cazzo di giochi che voleva, perché poteva andarli a prendere dove voleva. Mentre io su al nord non potevo averli falsi. E quindi gli ho detto: senti, tu questo gioco ce l'hai già falso, dammelo a me e io ti do questo qua che mi aveva appena regalato mia zia. E abbiamo detto: vabbè, dai, facciamo questo scambio. Mia zia non si è mai accorta di niente e penso che meno gliene fregasse qualcosa, giustamente. Nel senso, i giochi sono i vostri, fateci quello che volete, basta che non vi menate. E il problema cosa è successo? Un'altra mia zia poi, mi sa che sono tornato a inizio livello, mi ha riportato in quello stesso negozio prima che io tornassi su al nord e mi ha comprato un altro gioco della PS1, dicendo: dai, è l'ultimo giorno che stai qua, ti compro qualcosa. Allora ho detto: vorrei quello là, e ho ripreso il gioco che avevo dato a mio cugino. Triste storia di un me felice. E l'altro, ok, una triste storia di un me felice. D'altro canto, entrambi abbiamo avuto tutti e due gli stessi giochi, quindi nessuno ha fregato nessuno. Stupido scoiattolo. Ci mancano solo 8 monete. Ma il livello segreto io non lo vedo. Dannazione a te, scoiattolo. Ora, la guardia ce ne dà 5, sicuro, di monete. Vieni qua. Senti che dettagli. Senti che dettagli. Anche l'eco c'era. Scusami. Buia. Lo scoiattolo qua dentro ha fatto l'eco. Buia. E anche lui. Madonna mia. Questi sono i giochi belli di una volta. Sono i giochi belli che veramente ti facevano apprezzare un sacco i titoli fatti dai film. Allora, abbiamo preso tutte le monete. Io so già cosa sta per succedere qua. Però non ho trovato il livello segreto e penso che non ci sia a questo punto, se ho già trovato tutte le monete. Ti odio. Niente, il livello segreto c'era e non l'abbiamo trovato. Che nervoso.